Alla naviti spericolata, alla naviti come cicci sapani, alla naviti emancipata, e poi ci troveremo come. Dopo di mettersi le mani nei cavalli, ma che fanno nell'ufficio, ma domande tico? Io devo pulire gli uffici, vado a pulire le stalle. Che tipo di dirigenza? Povera, ma che c'è? Guarda che mobile hanno messo. Ma che è? Che sono mobile da ufficio questi? Questo è frutto di mandemarce. Questo è frutto di mantepacate. Nelle alte sfere si accoppiano fra loro e incestuosamente generano mostri che hanno il coraggio di ordinare questa schifezza di mobile. Che è un mobile questo? E io butti sangue all'assemblea, parlato politica, e dopo mi riempiono le prime pagine dei quotidiani con foca che ho polo, foca che cane. Che è questo, l'ufficio? Perché questo qua è l'ufficio di direttore generale, però, eh? Mica male. Prima pagina dei quotidiani piene dell'impresa di Focar con il suo cane Azimut, che salta a becca da un lastrone all'altro di ghiaccio. E a me che me ne frega? Cioè, scusami a me, che me ne frega del cane Azimut? A un certo punto, in mezzo a una discussione, non ci ho più visto, mi ha dato il sangue alla testa, ho acciappato un bottiglione da 2 litri di vino, ho bevuto tutto. A quel punto ho smesso, però se mi... sta mica male quando l'ufficio di licenziarlo. Cioè, odi, non è malvagio come... Ma poi... Cioè, non è che... come stavo... Anch'io. Volevo, come stavo un po'... Che... Malzo? Ma dove alza? Posso sedere. Lì, sto a sedere lì, lei? Lo so. Perché... c'è per l'annuncio che il direttore... segretario particolare del direttore generale... Allora, volevo parlare con il... direttore generale. Con il direttore generale? Direttore. Ha visto che mi hanno lasciato un distrattamento, uno di quelli della polizia che ha lasciato qua? Sì, infatti mi sembra. Ha visto che? Cioè l'ha lasciato quello, l'ho lasciati... Quindi là o l'ho sì, parlato? Sì, si vede che lei ha... Con il direttore generale, no? Sì. Che vabbè, allora parlo. Mi piace perché è democratico, si veste anche casual. Sì, io, sto casual. Casual. Mi mettevo anch'io che... Che si metteva lei? Lei è venuto per cercare un impiego e venga vestito in un certo modo. Che c'ha altra gola? Le referenze. Si sieta. Stia in piedi, si sieta. Stia in piedi, si sieta. Si sieta! Dica stia in piedi prima, dopo si sieta, no? Vabbè, mi dica le referenze. Dunque, le referenze sarebbero che io ho 5 lauree, faccio vedere... 5 lauree, diceva? Parlo 6 lingue, compreso... 6 lingue? Sì, compreso l'alfabeto morse dei sordomuti. Pronto? Sì. Non ci sono. No, non sono venuto oggi. E se vuole... Non penso che verrò neanche domani. Non ci sarò. Non richiamatevi finché non ci sarò. Grazie, salutatum Almut. Oppure Schmulz. Ok, io... Parlavo con la mia filiale di Okinawa. Mi dica, luogo e data di nascita. Vediamo come se la cava il telefono, io? Ci spiace. Sì, perché... Allora, prova un attimo. Insomma... Facci vedere come se... No, ma vuole come se la cavava la... Pronto? Sì, sì, sono segretario... Posso? Sono segretario particolare del direttore generale, ma sì. Voglio. Sì, attenda un attimo, scusi. Sì, sì, sì. Dica. No. C'è caldo? No, non avete capito proprio. Non avete capito proprio un accidente. No. No, no, siete dei deficienti. Vado avanti così con lei, scusi. Siete dei deficienti. Gli ho detto che quelli della viscosa devono essere abbassati. Si comprano le bastogi. Si comprano le bastogi!
Liegi Boscion Ciliegi? Sì, ma lasci stare. Con la tappa? Per cortesia, continui il suo lavoro. No, c'è qui una ricerca, un lavoro. Sì, sì, sì. Può parlare con me che sono segretario particolare. Glielo dico per l'ultima volta, lo dico e lo rifaccio. Io le spacco la faccia, perché devo farlo? Le spacco la faccia e lo rifaccio. Abbassate le viscose e aumentate le mastoide, è chiaro? È chiaro? Ma che sta facendo? Ma con chi stiamo parlando? Ma che ha fatto? Ma si alza, ma come, con chi crede da che fa? Ma si è messo a parlare con gente che... Ma sa che poteva essere anche... Lei chi è? Lei chi è? Si mette in coda, sto lavorando, c'ho questi che... Faccio fare una prova col telefono, ma fa la 10, basta 10, ma da l'annuncio l'altra. I bot? Oh, che te c'ha i bot, te lo dico, c'ha i bot. Ma un sacco di bot. Stia in coda, per piacere. Ma lei cos'è? Dov'è? Vetturi... Senta un attimo, lei cos'è fa nel mio ufficio? Cos'è una nuova conquista sociale questa? Lei non è l'uomo delle pulizie? Come? Come ha fatto un duna? Scusa, non ho capito. Ha fatto un duna? A parte che qui è tutto sporco. Come si permette di usare il mio telefono? Perché non ho ancora... Stia fermo con la scopa. Ah, tu che sei più disagiato di me e mi hai fatto passare... Ti sei fatto passare per il direttore generale. Lei chi è? Io sono per rispondere all'annuncio. No, dica chi è. Stiamo parlando con il direttore generale. Stai zitto. Senta, per favore, non mi faccia diventare nervoso, eh. Farlo diventare nervoso, per cortesia. Io sono qui per l'annuncio di segretario particolare del direttore generale della ditta. Io ho bisogno uno che parli le lingue. Segretario particolare. Lei quante lingue parla? Cinque. Ma più di quattro insieme non riesce. Mi dica. Francese, spagnolo, tedesco, inglese e... Arabo? Sì, arabo, ma... Pakistano? No, non mi sono reggiano? Pakistano reggiano? Pakistano... Senta, per favore! Stavo dando la mano, Ma lei pulisce i vetri? Pulisce i vetri? Non vede come... Tenga giù le parole, eh! Pulisce i vetri. C'avevi il comitato di accoglienza della ditta. Abbia pazienza, sai, sindacati, sa cosa. Senta, mi diceva... Grazie, direttore. Mi diceva, prego. Lei è nato il 28 novembre, vedo qui, del 25. Sì, 25. Ma dove è nato? Dove? Dove? Sotto. Sotto che? Che ti interessa a te? Sotto. Sotto? Sotto? Sottomarina? No, sottomarina di Chioccia? No. Anquillara? Ho fatto Azzurro, fanno anche le manifestazioni. Bari? No, vicino a Bisceglie. Tour! Bari? Guarda che io non sono sordo. No, ma dico, ma sentite che ha detto... Perché? Cosa c'è di male? Ho sentito. Ma per l'amor di Dio! Dobbiamo parlare tutti e tre assieme? E che ne so io? Ecco, lei per favore, le ho già detto prima. Beh, io non lo posso anche andare via. Allora, mi dispiace, guardi, purtroppo lei, essendo nato a Bari, oltretutto non parla neanche il pakistano. Non parla il pakistano. Che è una ditta molto democratica, ma... Liberi tutti. Vieni con me, ti spieghi come la ditta qua. Grazie. Vieni con me.